ancora un ultimo sforzo prima della fine di questo 2023 con dei controlli massicci, immaginiamo noi, per la notte di San Silvestro. Come vi siete organizzati? Esiste un apparato preventivo per garantire la movida un po' in tutto il territorio, con un rafforzamento degli equipaggi, anche con equipaggi misti. Poi esistono dei servizi di ordine pubblico specifici per gli eventi di fine anno, organizzati un po' in tutta l'area della provincia. Per quanto riguarda il capoluogo, abbiamo questi due eventi del 31 e dell'1 che hanno visto la realizzazione di diversi tavoli tecnici in questura ed abbiamo trovato con gli organizzatori un'intesa al fine di garantire, abbiamo per esempio durante il concerto dei Pooh 100 addetti alla sicurezza per garantire la sicurezza dei cittadini, abbiamo circa 70-80 operatori delle forze di polizia, abbiamo 4 ambulanze, abbiamo postazioni avanzate dei vigili del fuoco, cioè abbiamo adottato tutte le misure necessarie affinché la gente venga a divertirsi, a festeggiare il nuovo anno consapevolmente, senza commettere reati o abusi.